conseguì un risultato inferiore al 20%, compreso l'EU, il centro-sinistra era al 17,6, abbiamo conseguito un risultato superiore di 10 punti rispetto a quello dello stesso anno, non è stato sufficiente, vi è stato un crollo dei 5 Stelle, questo mi sembra evidente, un dimezzamento quasi rispetto al risultato delle politiche dello scorso anno. Questo dimezzamento di voti si è trasferito in termini percentuali per poco più della metà verso la Lega e per poco meno della metà verso la nostra coalizione. È evidente che si tratta di un punto di partenza per il centro-sinistra. Io penso che questa formula di un centro-sinistra allargato, popolare, sia la formula giusta, perché insomma, ripartire da un 30% e oltre mi sembra un risultato. Questa nostra regione che è piena di emergenza, piena di problemi da affrontare, noi avvertiamo la responsabilità di rappresentare non soltanto il 30%, quasi un terzo dei cittadini abruzzesi che ci ha dato il consenso, dei cittadini elettori che ci hanno dato il consenso, ma l'interesse generale di questa nostra regione. Pensa che può essere un laboratorio effettivo a livello nazionale, cioè si riparte da un bicchiere mezzo pieno per una coalizione che un po' assomiglia all'Ulivo, ma un po' è qualcosa di diverso? Guardi, questo adesso è presto per dirlo, ciò che io posso dire è che si è riaperta la partecipazione, l'entusiasmo, è stata una campagna elettorale bellissima, era tutta in salita. Voglio ricordare che noi partivamo da un giudizio negativo diffuso con riguardo all'esperienza di governo uscente del centro-sinistra. Ripartiamo da qui, ripartiamo da una grande partecipazione, da una grande disponibilità di moltissime cittadine e cittadini, molti che si sono candidati, e questa è la via giusta. Se in Italia il centro-sinistra conseguisse un risultato oggi del 30%, sarebbe un risultato molto importante, questo è evidente, però ecco, adesso trarre da questo risultato indicazioni univoche per quel che riguarda il quadro politico nazionale mi sembra, ci andrei cauto, insomma, ecco, questo posso dire. Ciò che mi sembra chiaro invece è che il dato del Movimento 5 Stelle è un dato esso sì clamoroso, come lo è quello della Lega, quindi uno spostamento a destra dell'elettorato, anche lo stesso risultato di Fratelli d'Italia significativo, insomma. C'è la possibilità che diventi comunque un dato che avrà qualche, diciamo così, risultanza anche a livello nazionale rispetto a quelli che sono i rapporti. Io me lo auguro. Se io penso che il centro-sinistra in Italia debba riaprire i canali della partecipazione, debba tendere verso un modello coalizionale aperto, largo, come abbiamo fatto qui. Ripeto, conseguendo un risultato che è molto superiore a quello di 11 mesi fa, naturalmente non è stato sufficiente per vincere, ma questo era abbastanza prevedibile, tutti i sondaggi ci davano terzi, noi siamo largamente secondi con questo spostamento a destra evidente. Voglio ricordare anche che c'è stato un dispiegamento di forze massiccio, l'intero governo è venuto qui, è stato presente, il ministro Salvini, vicepremier, si è trasferito in Abruzzo, è stato 10 volte, ha girato tutti i centri, grandi, piccoli, medi, anche insomma con metodi propagandistici molto discutibili. Come nascondere, diciamo, mettere in secondo piano i simboli di partito è stata una scelta che guardi, ha pagato. Noi non abbiamo messo in secondo piano assolutamente nulla, il PD si è presentato con il suo simbolo, abbiamo promosso liste civiche,
vi è stata una grande partecipazione, va da sé che il risultato del PD risente del fatto che vi erano molte liste civiche, la lista che faceva capo a me, ma anche le altre, è una redistribuzione interna, diciamo così, al centro-sinistra, ma nel complesso questo campo di centro-sinistra allargato va oltre il 30%, se si vuole trarre un'indicazione di carattere generale, questo mi sembra un dato e da questo bisogna ripartire. Voglio ricordare che lo scorso anno il Partito Democratico in Abruzzo conseguì poco più del 13%, al di sotto del 14%, di questo parliamo, con un centro-sinistra che aveva conseguito, ripeto, il 17,6%. Parliamo di un risultato che va molto oltre quello dello scorso anno. Adesso io ho a mente i volti, gli incontri, la grande partecipazione, la grande voglia di dare una spinta a questo tentativo, a questo modello, a questa coalizione, questo a mente, da qui si riparte. Lei pensa che il risultato ottenuto dalla Lega, dal centrodestra e quello ottenuto dai 5 Stelle possa avere qualche effetto a livello nazionale all'interno del governo? Questo lo vedremo, mi sembra abbastanza evidente che il Movimento 5 Stelle esce sconfitto da questa competizione e credo che l'esperienza di governo abbia inciso non poco con riguardo a questo esito. Adesso che cosa vuole dire agli abruzzesi? Agli abruzzesi voglio dare un segnale di fiducia, noi ci siamo, li rappresenteremo in Consiglio regionale, faremo sì che i diritti degli abruzzesi, le domande, le aspirazioni, i progetti che avevamo proposto trovino rappresentazione con forza in Consiglio regionale, di sicuro non molleremo le forze che compongono la coalizione, quelle politiche, quelle civiche sono in campo, sono rappresentate, è un risultato importante quello che abbiamo conseguito, quindi un messaggio di speranza quello che che vogliamo affidare ai cittadini abruzzesi. Certo, saprà la coalizione di centrodestra che ha vinto l'elezione affrontare quei problemi, divisa com'è a Roma, a livello nazionale, e qui fintamente unita, come si è visto nella rappresentazione di qualche giorno fa qui a Pescara con i leader del centrodestra. Questo è il punto interrogativo, ma questo lo potremo verificare solo se la stessa parola anche... ha detto Salvini si è trasferito qui per un mese, forse innanzitutto ha fatto la paglia tra le forte insieme agli altri, ma le due parole traspare un po' questo, si è sentito forse abbandonato nel modo più assoluto, anche questa enfasi che si sta dando. Questo è del tutto fuori luogo, mi hanno di vedere. Il Partito Democratico è impegnato in un congresso, sono venuti i leader del Partito Democratico. Ciò che è anomalo è che l'intero governo si sia trasferito in Abruzzo. Molto discutibile, perché io ho visto ministri dentro le scuole, dentro l'università, ministri dentro gli ospedali per fare campagna elettorale, ma insomma adesso non voglio recriminare più di tanto, a me quello che interessa è che vi sia il recupero del senso delle istituzioni, che in questa competizione elettorale è stata molto ridotta. Lei è di fatto il simbolo di questo campo largo abruzzese. Ora lei è stato eletto, lei resterà in consiglio anche come consigliere d'opposizione. Sarebbe alquanto singolare che io dicessi questa sera che non accetto di rappresentare quel 30% e oltre che ha conseguito la coalizione. Da qui si riparte anche per le amministrative, le prossime amministrative, da questo dato. Beh certo, insomma io penso che la via sia quella giusta, ecco, non vorrei che non dimenticassimo il fatto che il centro-sinistra d'Italia vive difficoltà, le viveva e le vive in Abruzzo, insomma abbiamo indicato una via, un percorso, la via di una coalizione larga, dell'apertura alla società civile, dell'apertura ai giovani, alle donne. Abbiamo rappresentato
un'ipotesi politica concreta, e questa ipotesi, questo progetto politico concreto ha conseguito più del 30% dei voti, questo è il dato. E invece all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza di governo vi è stato un travaso di voti molto vistoso, molto consistente dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Peraltro noi abbiamo intercettato, questo mi sembra altrettanto evidente, una parte importante dell'elettorato che aveva votato lo scorso anno per il Movimento 5 Stelle. Questo è un primo voto, un primo passo molto importante per l'Abruzzo, ma non soltanto, che si ripercuoterà probabilmente anche a livello nazionale. L'Abruzzo è la prima delle regioni che andrà al voto e poi siamo quasi ormai in vista delle europee. Sì, quindi vorrei ricordare che ogni competizione elettorale regionale ha la sua specificità, adesso generalizzare tutto mi sembra, il significato di questa competizione mi sembra eccessivo. Si possono trarre delle indicazioni politiche, a mio modo, le indicazioni politiche sono: uno, se il centro-sinistra allarga il suo orizzonte, si apre alla società civile, struttura una coalizione, può andare molto oltre i numeri dello scorso anno, molto oltre, come siamo andati noi, abbiamo preso 11-12 punti in più dello scorso anno, questo è il dato. L'altro elemento politico generale da trarre è che in questo momento vi è una polarizzazione verso la Lega che ovviamente porta su la coalizione di centrodestra, e un drastico ridimensionamento, nel nostro caso un crollo, del Movimento 5 Stelle.